Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il Piemonte ha una nuova legge sugli sport invernali. Il provvedimento, votato all'unanimità dall'Assemblea, a eccezione del Movimento 5 Stelle, che l'avrebbe voluto più restrittivo, promuove la sicurezza e lo sviluppo montano. Per la prima volta si regolamenta l'attività di eliski. Daniele Valle, Partito Democratico. Vengono introdotte nuove norme che consentano di sviluppare al meglio l'attività estiva sui nostri comparti sciistici, di tutelare al meglio la sicurezza dello sciatore e la responsabilità del gestore e dell'amministratore e di tutelare al meglio il nostro ambiente limitando le nuove edificazioni e consentendo il recupero dei fabbricati non usati. Francesca Frediani, Movimento 5 Stelle. La montagna sicuramente offre grandi possibilità di sviluppo per la nostra regione. È importante però che la normativa sia particolarmente rigida, soprattutto in riferimento al rischio di nuova cementificazione. Crediamo che sia uscito nel complesso un buon testo di legge, anche se manteniamo la nostra posizione rispetto al volo alpino. Il Consiglio ha poi discusso e votato diversi atti di indirizzo sul massacro dei prigionieri politici iraniani nel 1988, contro la riduzione dei servizi postali nei piccoli comuni, per la promozione della via Francigena, per la vendita delle case ATC ai profughi italiani, sulla psicologia penitenziaria, per il riconoscimento di due sindromi rare, sulla banca etica e sulla conciliazione tra vita e lavoro. Si terrà in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno nei comuni di Rimasco e Rima San Giuseppe, in provincia di Vercelli, il referendum consultivo per la fusione dei due enti in un unico municipio, denominato Alto Semenza. Il Corecom Piemonte all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Il presidente ha illustrato i risultati dell'attività di conciliazione per risolvere le controversie tra utenti e operatori di comunicazioni. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente del Consiglio Mauro Laus con i vice Daniela Ruffino e Nino Boeti e quello della regione Sergio Chiamparino. È stata presentata a Palazzo Lascaris l'opera in due volumi Viaggio in Piemonte di paese in paese, con una selezione delle tavole più belle disegnate nel corso dell'Ottocento da Clemente Rovere, stimato funzionario di Casa Savoia. Alessandro Barbero, Università Piemonte Orientale. Questo è un uomo che ha passato tutta la vita nella prima metà dell'Ottocento a girare il Piemonte a piedi per disegnare ogni singolo borgo, ogni singolo castello, ogni singolo paesaggio. È una follia pari a quella dell'editore, l'artistica di Savigliano, che un attimo fa mi diceva non bisognerebbe più farle queste cose ai nostri tempi, ma come si fa? È troppo bello, ed è vero. Il Consiglio regionale ha partecipato nel giorno della memoria alla commemorazione dei caduti al cimitero monumentale di Torino. Tra le iniziative promosse dal Comitato Resistenza e Costituzione, l'omaggio a Italo Tibaldi, testimone e ricercatore della deportazione italiana. È tutto. Altre notizie e approfondimenti su www.cr.piemonte.it. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.